Questi giorni sta tornando veramente alla ribalta il tema dell'autonomia. Finita l'emergenza Covid, torniamo ad occuparci di quella che è la nostra grandissima battaglia, quello che deve essere il nostro obiettivo. Allora, prima di arrivare alle elezioni regionali, è meglio fare chiarezza con quelli che saranno i nostri possibili alleati. Il governatore Zaia l'ha detto chiaro e tondo, l'ha detto anche il nostro caro amico Marcato, che vediamo sempre il sabato nel Caffè dei Leoni, che l'autonomia è il tema fondamentale. L'autonomia è quello che è l'obiettivo principale di questa amministrazione anche per il prossimo mandato. Ma allora bisogna fare chiarezza con gli alleati. E di fronte alla richiesta di firmare un patto di sangue sull'autonomia, vediamo che gli alleati iniziano un po' a tirarsi indietro. Ieri il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia ha detto che ci deve essere un approfondimento parlamentare sul tema dell'autonomia, cosa che a me fa venire la pelle d'oca perché sono le stesse parole che usava Di Maio qualche mese fa e quindi mi fa veramente rizzare le orecchie. Ma soprattutto dopo dice volete l'autonomia, dovete anche darci il presidenzialismo, quindi l'elezione diretta del capo dello Stato, come se ai Veneti, diciamo, cambiasse la vita avere un'elezione diretta del capo dello Stato. Questo è un vecchio modo di far politica che abbiamo visto ormai da troppo tempo. Allora fa bene il governatore a dire che qui bisogna firmare. Chi vuole correre con noi alle elezioni regionali deve firmare la richiesta di autonomia del Veneto. Punto. Non ci sono alternative. Ma la domanda che, le domande che dobbiamo fare a quelli che possono essere i nostri futuri alleati è: ci state per quello che riguarda la richiesta di autonomia del Veneto? Punto di domanda. Ci state la richiesta delle 23 materie che ricordiamo sono previste dalla Costituzione e non ci siamo inventati noi? Punto di domanda. Ma soprattutto ci state a rispettare la volontà della maggioranza assoluta dei Veneti espressa attraverso un referendum? Punto di domanda, queste sono le vere domande e questo deve essere data una risposta chiara e certa, perché abbiamo già visto cosa vuol dire avere dei compagni di viaggio che si mettono contro, che mettono i bastoni fra le ruote e allora piuttosto di avere dei compagni di viaggio così che non sono chiari, meglio correre da soli. Però prima aspettiamo di avere una risposta chiara, sincera e soprattutto diretta, senza tanti giri di parola, autonomia sì, autonomia no. Questa è la condizione per correre con noi.